Look, buddy gon' get that, grit that, grit that, grit that, send shots, make him get back on left. Ciao amici miei, benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, oggi risponderò a tutte le domande che mi avete fatto, in questo caso su TikTok. Sono state veramente tante, di questo vi ringrazio, ma oggi ne abbiamo scelte 5 in particolare. Allora, visto, premesso, visto che su TikTok la maggior parte dei nomi utenti è user bla 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 bla, oppure cavallo selvaggio 82, mettiamo... Vi darò dei nomi così io, nel senso diventerete un Paolo, un Piero o un Maurizio della situazione. Quindi non offendetevi, però è più consono secondo me dire Paolo scrive che Darth Vader scrive. Domanda numero 1. Paolo mi scrive: a che età hai iniziato a fare questo lavoro? Allora, io ho iniziato che avevo 20 anni, quindi 10 anni fa. Io prima di fare questo lavoro qua vendevo macchine, quindi tutt'altro settore. Mio nonno, buon'anima, mi ha fatto una domanda, mi ha fatto una proposta, e portare avanti la sua eredità, quello che ha costruito con anni e anni di sacrificio e sudore. E io ho deciso di accettare, assumendomi tutti i rischi del mestiere. Io comunque arrivavo da tutt'altro mondo, quindi mi sono trovato un attimino per il primo anno un po' spiazzato, sia come orari che come fatica, che come tutto. Però diciamo che a distanza di 10 anni posso ritenermi fortunato e posso guardare quello che ho fatto e dire bravo, ce l'hai fatta. Domanda numero 2. Maurizio, lo chiamiamo così, mi scrive: qual è stato il primo trattore che hai guidato e a che età? Bene Maurizio, ti chiamo così ma è un nome impronunciabile quello che hai su TikTok. Io il primo trattore che ho guidato è stato un Same Corsaro. Trattore vecchissimo, senza idroguida, senza niente, nel senso che io giravo il volante, ma era il volante che stava fermo, io che giravo intorno. E lo penso di averlo guidato all'età di 7-8 anni, nel senso guidato in braccio a mio papà e giravo il volante. Però quello è il primo trattore sul quale io sono salito. Grazie Maurizio per la domanda, un abbraccio a te famiglia, chiunque tu sia. Ti urino nell'occhio, te lo giuro! Sì. Ti urino e poi mi segue, ma povero Cristo, adesso mi segue, mette mi piace tutti i video. Prima della domanda numero 3, volevo fare una considerazione. Ho notato che ho anch'io degli hater, quindi vuol dire che qualcuno mi guarda, esisto, e questa cosa mi fa piacere. Anche se poi effettivamente non me ne frega nulla della gente che mi insulta, anche se, perché fortunatamente per ora sono veramente pochi e li ho zittiti tutti. Però mi ha scritto: mi chiamo Enrico Pasquale, pratico Zappoigna. Domanda numero 3. Tra l'altro stavo leggendo i vari nomi di chi mi ha commentato il video e mi è risaltato agli occhi uno che si chiama Ti urino nell'occhio, quindi è per quello che vi chiamo Mario, Paolo e Armando. Comunque, domanda numero 3, fatta da Francesco. La tua fidanzata è contenta del tuo lavoro? Bella domanda. La mia fidanzata, io posso ritenermi veramente fortunato, perché lei comunque mi segue, mi aiuta in quello che può, mi dà una mano, è comunque consapevole che la mia azienda, il mio lavoro è lontano da dove ha lei il suo lavoro, quindi cerchiamo il più possibile di venirci incontro. Ultimamente lei ha deciso di venire più spesso qua a darmi una mano, quindi la cosa mi rende felice. Quindi questi sono anche dei sacrifici che noi agricoltori dobbiamo fare per almeno i primi anni, finché non tiriamo su famiglia, nel senso che sono 8 anni che conviviamo e adesso fortunatamente lei ha deciso di spostarsi qui. L'inizio della nostra nuova avventura sarà questo. La quarta domanda è fatta da Massimo. Interessante, perché mi chiede un mio parere sui trattori. Mi chiede: è meglio Fendt o John Deere? E io ti rispondo semplicemente così: io il Fendt non me lo posso permettere. Ho comprato appena adesso un John Deere usato e vado in giro con un Goldoni. E qua penso di aver detto tutto. Quinta domanda. Mi scrive Raffaele, lo chiamiamo così, Raffaele, mi sento Raffaele oggi. Quanti ettari hai? Allora, questa azienda è partita da mio nonno con 6 ettari più o meno di produzione, ma vi parlo di... Madonna, son rauco. Ma ti ha portato la saliva. Allora, al momento noi abbiamo produzione una 20 di ettari che si dividono tra moscato e nocciole. Una cosa che mi dà soddisfazione è che nell'arco di 5-6 anni io questi ettari li ho raddoppiati, quindi partivamo da 7-8 ettari all'inizio e col lavoro e tanti investimenti, sia di tempo che di sacrifici che di soldi, soprattutto di soldi, siamo riusciti a raddoppiarla. Ma non ci fermiamo qua, perché l'obiettivo è di migliorare e di espanderci sempre di più. Mi manca l'ossigeno. Bene ragazzi, per questo video è tutto, abbiamo risposto come promesso a 5 delle vostre domande e detto ciò mi raccomando, seguitemi su tutti i miei social, ossia Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Tinder. No amore, scherzavo. Forse. Un saluto a tutti ragazzi, forse ci rivediamo al prossimo video, se non mi ammazza prima.